Bene, cari ragazzi, buonasera. Scusate questi problemi tecnici, evidentemente c'è qualcuno che mi sabota, come sapete io sono un complottista e quindi penso che qualcuno stia sabotando le nostre trasmissioni, però ecco qua, ci sono. Siamo già in 42, quindi il nostro gruppo è molto, sempre molto nutrito. Abbiamo Diana dal Cadore. Che mi chiede già se può usare il cardiospermum per la mia MCS. Ecco, io non amo se questi acronimi, diremo mai, mi dici cos'è questa MCS. C'è la Michela, Anthony, Carina, Feliciano, Alessandro, Tiziana, eccetera, eccetera. Quindi siamo tutti qui. Allora, eccoci qua. Allora, questa sera, come sapete, purtroppo in questo periodo dobbiamo andare avanti col parlare sempre del Covid, però come dico, noi dobbiamo ritenere che questa guerra che stiamo combattendo col virus è un'occasione per poi sviluppare altre cose. Quindi parliamo del Covid, ma in realtà parliamo di come affrontare tutti i virus. Parliamo del Covid, ma parliamo come rinforzare il nostro sistema immunitario. Parliamo del Covid, ma parliamo anche di cellule e tutto il resto, quindi è un'occasione per progredire. Sapete che quando sono state le guerre, le epidemie, queste cose, poi l'uomo, no, si attiva il suo sistema, strizza le sue renali, per così dire, quindi nell'ambito dello stress che è causato appunto da epidemie, guerre e cose, uno si attiva e ci sono anche le grandi scoperte. Quindi chissà cosa ne verrà fuori, quale miglioramento ci sarà nell'ambito della medicina convenzionale, tradizionale e tutto il resto. Quindi bene, questa sera lo dedichiamo come solito alle domande e alle risposte. Sapete, questi incontri, oggi siamo arrivati al 50° incontro, quindi pensate 50 volte che ci incontriamo a parlare dei nostri problemi, a scambiarci idee, e parleremo però sempre un pochino di alcune considerazioni, di alcune cose che apprendo, studiando e così via, e poi anche vedendo naturalmente i miei pazienti, perché come sapete io fino a 10 minuti fa ero con i pazienti, quindi per poi trasmettervi tutto, e poi molti di voi sono i miei pazienti, quindi mi piace che intervengano, che si confrontino con tutto il gruppo, che mi chiedano, eccetera, eccetera. Alcune considerazioni voglio fare. Anche allora Alessandro mi dà lo spunto, no? Bambino di 5 anni si può usare vitamina C e D come prevenzione? Direi senz'altro di sì. Allora, cosa voglio dire? Che anche in questa patologia, ma dicevo in tutte le altre, quello che conta è un'integrazione, che il nostro corpo abbia tutte le cose che servono, quindi deve avere un apporto di vitamine, di proteine, di lipidi completo, quindi importantissimo naturalmente una buona alimentazione. E quando l'alimentazione non è sufficiente, quando è che non è sufficiente? Quando ci sia una persona mai anziana che non assorbe bene e così via, dobbiamo integrare in modo che ci sia un apporto ottimale. Io leggo ogni giorno che i pazienti che hanno carenze di vitamina D, vitamina K, cioè vitamina B, cioè ogni carenza, diremo, è di zinco, eccetera, è qualcosa che apre strade non tanto al virus in sé, quanto al fatto che tu fai il virus in una maniera pericolosa, cioè che vai verso le complicanze. Quindi dobbiamo dare grande importanza all'integrazione. Adesso Alessandro mi chiede se certamente anche un bambino si dà la vitamina C, magari sotto forma di cristalli che si scioglie o sotto forma di compresse masticabili, la vitamina D senz'altro, questo è certamente molto utile. Faccio presente, andando sempre, è interessante studiare sempre la storia della medicina, che quando ci sono state le grandi epidemie di spagnola e così via nel passato, uno dei medicamenti, anche di tubercolosi, così, che si usavano, era l'olio di fego di merluzzo. E l'olio di fego di merluzzo è una sostanza che vale la pena anche di rivalutare questa, che mi ha dato lo spunto il discorso di questo bambino. Perché c'è una ricerca adesso che sta andando avanti in Norvegia,
proprio sull'olio di fegato merluzzo nei pazienti con Covid. È molto interessante. Da parte dell'olio di fegato merluzzo, cos'è? È una sostanza che contiene vitamina A, vitamina D, vitamina E e omega 3. Quindi è una sostanza molto completa come apporto nutrizio e di integrazione. Ed è una sostanza che si è rivelata utile nel passato. E quindi ci sono tutta una serie di lavori in questo senso. Quindi l'idea che anche i bambini di oggi chiaramente non prendono più, una volta erano in fila, no? La maestra li metteva in fila negli anni 30, negli anni 20, no? E dava a tutti un cucchiaio di olio di fegato merluzzo. Adesso i bambini, naturalmente, viziatelli, no? Di oggi non prenderemo mai, insomma, questa roba che non sa il sapore buono, e quindi diamo le capsule. Comunque si può dare le capsule, oppure si può dare lo stesso il bambino motivato. Quindi voglio dire, lì mi citava Alessandro la vitamina C, la vitamina D, però la vitamina D sarebbe meglio darla sotto questa forma, e questa sarebbe la forma migliore per non dare solo vitamina D. Così, voi sapete, ho detto tante volte che le sostanze non andrebbero mai estrapolate, le sostanze andrebbero sempre date insieme. Se io ho in mente di dare una pianta, è sempre meglio dare un complesso di piante che agisca in forma sinergica. Se ho intenzione di dare una vitamina, anche il gruppo B, però è quella vitamina, ma poi dovrò sempre dare il complesso B. Quindi voglio dire, anche in questo caso, l'olio di fegato merluzzo sarebbe una cosa molto buona, perché è un qualcosa di complessivo, di estremamente positivo. Poi Alessandro mi chiede: come si può fare per valutare la bilancia TH1 e TH2? Ma si può fare, allora, qui il discorso si fa spesso sul piano clinico. Si possono dosare, per esempio, delle citochine. L'interleuchina 2, per esempio, è tipica del TH1, e quella TH2 invece è l'interleuchina 4. Però delle volte tu vai semplicemente, anche guardando un emocromo, se c'è ci sono gli eosinofili aumentati, siamo spostati più verso il TH2. Invece, altrimenti, se sono i linfociti aumentati, più verso il TH1. Quindi si può fare una ricerca sui linfociti molto complessa e molto costosa, però con un semplice emocromo molto banale si può capire se siamo verso il TH1, che vuol dire che il corpo sta difendendosi nei confronti dei virus, o se siamo più verso il TH2, il corpo sta difendendosi nei confronti di un batterio, di un parassita, e qualcosa che viene da di fuori. La cosa interessantissima, tra l'altro, in questo periodo è che nel Covid, per esempio, non troviamo un emocromo tipico delle normali aggressioni virali, ma troviamo un emocromo spesso che vediamo nelle aggressioni batteriche. Ecco perché nel Covid molto, molto spesso bisogna dare l'antibiotico per evitare che ci siano questa evoluzione TH2, che può essere molto pericolosa. Quindi ecco, va valutato ogni volta la situazione. Allora, qui Luca, la pomata Cadol non è più in commercio. Mi potete dire qualcosa di una pomata ugualmente potente, per cosa? Ecco, voglio dire, questa pomata, per cosa usi questa pomata Cadol, caro Luca? Sandra Loi, ancora, è vero che chi Fabico, no, certamente chi è Fabico può, cioè, assolutamente prendere vitamina C. Ecco, noi esageriamo qui con questo favismo, che adesso io ho una paziente che per paura del favismo non prende più nulla e rischia di ammalarsi gravemente. Quindi chi è Fabico deve stare attento, chiaramente, perché rischia di andare a danneggiare i globuli rossi. Però sta attento alla dieta, sta attento a tutte le fabacee, naturalmente, i fagioli, eccetera, eccetera, però, cioè, non è che la vitamina C, certamente, invece si può prendere. Cara Edda, ciao. Roberta, buonora. Si può prendere anche chi prende la cardioaspirina? Certo, ecco, chi, cara Roberta, prende la cardioaspirina deve magari stare un po' attenta con gli omega 3, quelli più potenti, che sono fluidificanti, deve stare attento con ginkgo biloba. Ma l'olio di fegato merluzzo ha una piccola quantità di omega 3 e quindi può andare molto molto bene. Fabio Genovese, esiste un TH3? Certo che esiste un TH3, esistono anche questi globuli, questi linfociti TH3, che sono dei linfociti diversi, che hanno un effetto più immuno
immunosoppressore, certamente, però noi normalmente lavoriamo sulla bilancia TH1 e TH2. Luca, per forti contrazioni muscolari, c'è un rimedio meraviglioso che io uso sempre, anzi ce l'ho sempre in tasca, no? Che è il Cuprumel. La Cuprumel, contrazioni, spasmi di qualsiasi tipo, questo è un salvavita, perché lo spasmo può essere uno spasmo coronarico, oltre che uno spasmo muscolare, può essere uno spasmo allo stomaco. Due compressi in Cuprum, sparisce immediatamente. Feliciana, qualche settimana fa, avevo un incontro con un medico pediatra che consigliava l'uso del colluttorio per una forma. Sì, certamente i colluttori in generale creano una barriera, diremo, però capite bene che anche c'è una ridicola cosa israeliana che è molto pubblicizzata, molto furbescamente su internet, che crea una barriera del naso. Però capite che la cosa migliore è usare questi spray, che questa è la banalizzazione del colluttorio, no? Però la cosa più seria è usare questi spray a base di propoli, a base soprattutto di argento colloidale, che hanno un vero effetto di barriera, ecco. Quindi la barriera data dal rimedio israeliano che dura 3 ore non vale nulla, invece se uso lo spray che ha dentro e l'echinacea e lo zinco e la latoferrina e l'argento colloidale, faccio una barriera, però attivo anche la barriera. Questo è, non devo fare solo una barriera, devo anche attivare questa risposta immunitaria di barriera. I bambini che avevano per tosse li portavano nelle stalle per odorare. Sì, vabbè, anche in montagna si portano i bambini, certamente. Un adulto può prenderlo, certo, l'adulto, caro Mario, può benissimo, anzi fa benissimo, è solo che l'olio freddo del muruzzo non è più di moda, no? Cioè sono quelle cose che andavano, quelle vecchie cose che andavano molto bene. Abbiamo parlato tante volte di vecchie cose, diremo, in questo assise, no? Le vecchie cose molto spesso vanno bene, non tutte naturalmente, ma i funghi medicinali vanno presi prima dei pasti, dopo, ma non ha veramente molto importanza. I funghi medicinali sono come degli alimenti, in un certo senso, sono dei correttori degli alimenti. I funghi stessi che noi mangiamo con i prataioli o che noi mangiamo con risotto sono già terapeutici di per sé. Quindi i funghi andrebbero presi dopo i pasti, e sarebbe meglio dopo i pasti. C'è un solo fungo che va preso lontano dai pasti, che è il reishi. Il reishi viene assorbito meglio, viene assorbito con un po' di difficoltà perché non è un fungo mangereccio, come può essere lo shiitake, per esempio il pleurotus, eccetera, eccetera. Quindi i funghi mangerecci durante o dopo i pasti. I funghi invece di tipo il chaga, per esempio, tipo appunto il reishi, questi funghi legnosi, tipicamente non mangereci ma terapeutici, vanno presi lontano dai pasti, certamente. Liliana, per artrosi e rizartrosi, consigliabile per bambini il bambù? Direi che non è la cosa. Il bambù è consigliato soprattutto per artrosi vertebrale, non tanto per la rizartrosi, e la briogna è utile soprattutto per le borsiti, quindi non è proprio la cosa migliore. La rizartrosi ti conviene prendere del collagene, che va benissimo. Walter Pedersoli, differenza tra polline congelata? Certamente, no? Il polline, sapete, il polline è una sostanza molto importante. Ho visto proprio oggi una mia paziente che diceva che lei, da quando ha preso il polline, ha risolto i suoi problemi di menopausa, ha molto meno vampate. Forse questa ragazza ci sta ascoltando anche in questo momento, no? Il polline contiene sostanzialmente una forma di testosterone. Il polline non sono altro che spermatozoi del mondo vegetale, e quindi chiaramente contiene sostanze lipidiche all'interno, tende ad alterarsi. Quindi il polline certamente andrebbe congelato fresco e usato poi rapidamente. Il polline tende comunque ad alterarsi, come tutte le sostanze lipidiche, tende, diciamo, a irrancidirsi sostanzialmente, diciamolo. Quindi puoi usare anche il polline, diciamo, secco, però il polline va tenuto in frigorifero comunque, se magari non vuoi congelarlo. Potrebbe dirmi la differenza tra il pitnogenolo e gli OPC? Il pitnogenolo è una sostanza, diremo, che si ricava dal pino marittimo, il quale è molto importante per i fattori microcircolatori, sostanzialmente, soprattutto per la microcircolazione. Gli OPC, siamo sempre sulla storia di questi, diciamo, acronimi, e non riesco a parlare di cos'è.
Qualche info su, ecco, ma il Masterclass, sapete che stiamo preparando sempre la partenza di questo Masterclass, ormai mancherà una settimana, 10 giorni. Io non vedo l'ora perché nel Masterclass si potrà finalmente parlare liberamente senza che poi ci siano le censure, diremo, di YouTube, di Facebook, eccetera, eccetera. Ormai siamo ridotti a questo punto. Quindi io di tante cose ovviamente non posso parlare pubblicamente, ovviamente, per ovvie ragioni. Quindi Masterclass stavo preparandolo benissimo. No, io ho già fatto 6 fascicoli del Masterclass, quindi quando partiremo adesso verso fine gennaio riceverete già 4 fascicoli e 4 podcast, e poi ci incontreremo e partirà tra una serie. Quindi è una cosa molto importante perché sarà veramente un simposio di medicina naturale, di medicina in generale, e viaggeremo veramente ad altissimo livello. Ecco, quindi voglio dire, questo è io non vedo l'ora, sono pronto, prontissimo, sono solo queste questioni tecniche che Francesco sta risolvendo, ma a breve partiremo e faremo un gruppo meraviglioso. E come pomata per una pomata per le contrazioni, ma potete vedere questo Q-Doll, una pomata molto buona, si chiama Q-Doll, che è estremamente interessante. Invece l'Elisabetta chiede la psoriasi. Cosa consiglio? Allora, un uomo di 65 anni bisogna vedere cosa mangia, perché molto spesso la psoriasi è legata al fegato, no? E quindi bisogna drenare bene il fegato, stare molto attenti alla dieta. La dieta vegetariana sicuramente è migliore, e altrimenti una cosa che ho visto ultimamente fa molto bene è l'alga clamat. L'alga clamat è molto interessante per questo, ecco, quindi assolutamente. Per i calcoli tonsillari, i calcoli tonsillari sono quelle piccole, in genere si prende un batuffo di cotone, con lo iodo si disinfetta e si tirano via, e ve la finita. Le gambe senza riposo, non c'è proprio un fungo, potrebbe essere l'erichium, per esempio, per le gambe senza riposo, che agisce sull'aspetto neurologico, o il poriacoccos, che è un fungo calmante, altrimenti bisogna usare molto spesso magnesio e ferro. Questi due elementi, ferro e magnesio, sono per le gambe senza riposo. Erika, ho fatto una cura di micoterapia esattamente in micelio di fungo shiitake. Funziona, non ho più avuto herpes zoster. Certamente lo shiitake è il fungo, diremo, che ha più capacità antivirali, antibatteriche e immunostimolanti nell'ambito infettivo. E quindi ovviamente ti ha fatto bene, perché poi l'herpes è un virus, e quindi certamente hai fatto molto bene. Ciao Vincenza, la vitamina A è controindicata nella severa? No, certamente no. La vitamina A usata in forma naturale, e non in dosi mega dosi, come si usa tante volte nell'acne, si usa delle dosi pazzesche, non è assolutamente controindicata alla steatosi epatica. La vitamina A fa molto bene per il fegato, usata nelle dosi naturalmente naturali e sotto forma di luteina, di astaxantina e così via. Sono Mara e volevo chiederle se può rispondere, perché non riguarda il Covid. Ho fatto gli esami del sangue, ho le transaminasi 41 e 65. Ma diremo che è un lieve movimento delle transaminasi, non ci sono. Non è un grosso problema. Direi che il rimedio più, intanto bisogna vedere cos'è che ha disturbato le transaminasi. Molto spesso può essere stato un farmaco. Se hai preso la tachipirina, spero che nessuno nel nostro gruppo prenda la tachipirina, perché verrebbe subito radiato immediatamente dal gruppo. Può essere stato quello. Qualsiasi tipo di antinfiammatorio può aumentare le transaminasi. Un rimedio omeopatico bello, semplicissimo, per il transaminare si chiama EPEL, HEPEEL, sembra due compresse prima di tre parti, e quello in genere va molto bene. Alcune domande rimettetele, perché io non riesco a stare dietro a tutto. Per curare le migrani di un ragazzo di 13 anni, certamente le migrani di ragazzi di 13 anni quasi sempre sono dovute a problemi oculari, a problemi di concentrazione, a problemi di fatica scolastica. Quindi io consiglio dei sali di Schussler, il calcium fosforicum D6,
quattro compresse al mattino e nel primo pomeriggio. Se questo ragazzo studia molto, stando attenti poi anche al computer, che non usi un computer con una luminosità molto elevata, eccetera, eccetera. Ecco, io un po' ho notato di avere prurito al dito medio del piede destro. La causa dipende, perché sapete che ogni dito corrisponde in realtà a un meridiano dell'agopuntura. Ecco, quindi potrebbe essere certamente un fatto anche di tipo allergico, per esempio questo. Cosa usare? Sarebbe meglio prendere un po' di perilla, per esempio, in capsule di perilla, due capsule dopo colazione e cena, e vedere un po' come va. Vorrei sapere se prima dei vaccini obbligatori dei bimbi si possono usare degli omeopatici. Beh, certamente, certamente. Io il rimedio più buono per preparare le vaccinazioni dei bambini è il Visel. È il Visel e si usa questa fiala, mezza fiala due volte a settimana, una settimana prima e tre settimane dopo. Ricordo anche che, a proposito di vaccini, la vitamina A, che vuol dire tutto il gruppo di vitamina A, la luteina, la staxantina, la beta carotene, l'olio di fegato di merluzzo, la vitamina A, cioè tutta la vitamina A in generale, è molto importante nei bambini, ma soprattutto anche nei vecchi, perché stimola la produzione di anticorpi dopo il vaccino. Alcune volte, pensate un po', le volte anche perché si fanno i richiami dei vaccini, che alcune volte sono anche molto, molto pericolosi. Si fanno perché alcune persone non rispondono alla prima somministrazione, devi fare il cosiddetto richiamo. Ma invece di fare il richiamo si potrebbe somministrare appunto la vitamina A, e la vitamina A o l'olio di fegato di merluzzo che sia, questo porta a una miglior risposta alla vaccinazione. Questo lo vediamo anche nei vecchi, negli anziani, adesso tutti questi anziani vengono vaccinati per il Covid. Sappiamo che in realtà il tasso anticorpale che sviluppa gli anziani è molto basso, molto spesso non si immunizzano. Lo facciamo? Li vaccinamo mille volte. Ecco, bisognerebbe che pensassimo che invece di continuare a punturarli, porci il problema che l'anziano si sa che sviluppa molto meno gli anticorpi, e quindi curare questo, si può curare molto molto bene. Una guerra invisibile, sì, c'è pericolo, però la guerra diremo la riusciamo a vincere, perché ogni giorno si scoprono cose nuove. Vi dirò un'ultimissima novità che ho scoperto ultimamente, a breve, però non voglio dirvi tutto. Però, per esempio, un'altra cosa interessante che ho scoperto, l'ozono, per esempio, qualcuno di voi abita vicino a qualche medico a fare l'ozono, è un antivirale specifico. È uscito un bellissimo articolo che spiega che le iniezioni intramuscolo di ozono, banalissimo, è un ti pulisce il corpo, diremo, e ti rinforza, ed è una barriera meravigliosa di attivazione immunitaria nei confronti del virus. Quindi voglio dire, ce ne sono di cose che abbiamo scoperto in questo periodo. Grazie, io penso che tutte le cose che stiamo studiando, come dicevo prima, grazie al coronavirus, ci faranno essere più sani poi per un sacco di anni dopo, perché avremo tante quelle idee, tante quelle scoperte che non ci colpisce più nessuno, se sopravviviamo, ovviamente. No? Cosa posso usare per l'epicondilite? L'epicondilite, c'è un rimedio omeopatico, si chiama Spirae Ulmaria, che è specifico per l'epicondilite, la 7CH. Ciao Luca, Erika, eccoci qua di nuovo, Patrizia, se possibile un'altra informazione, il reishi come terapia di un'arma, certamente il reishi è un fungo medicinale che fa benissimo per il polmone, proprio è il preventivo dell'asma, delle allergie, ha un'attività meravigliosa per il polmone, quindi capite bene l'importanza anche adesso nel Covid, perché il Covid colpisce a livello polmonare, e quindi se noi prepariamo il polmone assumendo proprio il reishi, mattina e sera è la cosa migliore. Il reishi, vi ricordo che si chiama il fungo dell'immortalità, quindi ecco. E quindi certamente diremo, è molto buono, molto interessante da usare nell'asma, nelle bronchiti croniche, eccetera, eccetera. Paola, dopo 20 minuti di camminata sostenute, scosse elettriche alla coscia destra, bisogna vedere se non ci sia qualche problema all'anca, e comunque per le scosse elettriche bisogna lavorare sul nervo, banalmente, con l'acido lipoico, con il detox control, quindi gocce, però porsi il problema che magari
guardare che non ci sia una dismetria, no? Che ci sia com'è l'allineamento del bacino, andare da un osteopata, perché tante volte noi camminiamo, però se abbiamo una gamba più corta dell'altra andiamo a creare problemi poi sul femore o così via. Walter, 66 anni, dieta vegetariana, feci male odoranti, si vede che nella dieta vegetariana inserisci per esempio broccoli e verze e quelli portano alle feci maleodoranti. Cipolle porta alle feci maleodoranti, quindi non è che le feci maleodoranti indichino, non sono eleganti, chiaramente, però non sono un elemento molto negativo e ci sta che ci sia col vegetariano. La sindrome bipolare, la sindrome bipolare. Oggi è di gran moda in un certo senso, perché molto spesso quello che una volta era la depressione si parla di sindrome bipolare. Certamente bisogna vedere come si manifesta. Le cose interessanti, si può dare il litio, che si usa la sindrome bipolare in forma ponderale, si può usare il litio come oligoelemento e va molto bene nella sindrome bipolare, quindi questo è interessante. Vincenza prende gli omega 3 da 3 mesi, posso continuare ancora? Beh, certamente è molto utile, però io adesso passerei appunto, adesso è il momento, siamo arrivati al punto, gennaio 2021, di passare all'olio di fegato di merluzzo, secondo me. Dobbiamo fare questo fatto. Erika, beh certo, positività sì, beh, io sono certamente positivo perché vedo che in realtà sì, le cose non andranno che bene, le persone cui do i consigli stanno bene, chi non sta bene mi chiama e poi sta bene, e quindi non vedo perché non dobbiamo essere positivi, voglio dire, certamente. Ecco. Quindi dobbiamo sempre essere motivati, essere entusiasti, cioè la positività viene immediatamente. Ecco, questo. Sto creando comunque adesso delle cose interessanti anche per la positività, delle musiche particolari che indurranno automaticamente in voi la positività. Quindi anche questo è uno studio che sto facendo. Il caffè Reishi, si trova, dovete cercare su internet. Io ce l'ho, di quello avanzato vecchio, però questo, bisogna cercarlo su internet e c'è il caffè Reishi. Si può chiedere magari Scienza Natura, però ve lo procurino. Erika, avevo letto anche che la quercetina, sì, la quercetina fa molto bene perché è anche un antiallergico. E quindi benissimo, ho parlato a lungo della quercetina come anche rimedio interessante per il Covid, una delle molecole che io ho fatto nel mio protocollo. Penso che tutti voi abbiate il protocollo, e se non l'avete, clic clic, toc toc a Francesco per farvelo spedire, ovviamente. Nel mio protocollo c'è anche la quercetina, naturalmente. Chiaro che non usiamo tutto il protocollo per tutti. Sceglieremo nell'ambito delle 8 cose del protocollo le cose più opportune poi per ognuno. Il cardiospermum in granuli, ma si usa poco in granuli, si usa soprattutto in pomate. Il cardiospermum però è molto sintomatico, non è una cura proprio profonda. Sonia, non so cosa raccomanda lei al posto della tachipirina. Vabbè, allora. La tachipirina, che sai che è la cosa che mi turba più di tutte, no? Su cui, niente, cioè io ho fatto una formula che si chiama Fever Control, se uno ha la febbre, doloretto, cioè, Fever Control, capsulina, del tutto naturale, a base di lattoferrina, echinacea, eccetera, e funziona perfettamente bene. E poi chiaramente se la febbre invece è molto elevata e persistente, bisogna vedere perché, uno, non è che non bisogna usare né il Fever Control né la tachipirina se non ha il Covid o se ha la propria polmonite, ovviamente, però per le febbricola, per i doloretti, eccetera, si usa questo. E comunque, se non vogliamo stare anche nell'alveo delle medicine convenzionali, l'aspirina è molto meglio della tachipirina. Se poi uno è allergico all'acidi salicilico, benissimo, allora comunque usa questo Fever Control che va benissimo. Come si fa a comprare? Beh, tu vai sul sito Giovanni, ordinescienzanatura.it e trovi tutto, sei libri, vi ricordo il mio libro Sistema Immunitario, adesso sto già scrivendo un altro libro molto importante, e trovi tutte le istruzioni, naturalmente, poi magari tramite Francesco avete tutte le istruzioni.
Per un'iperkeratosi, cosa mi consiglia? Ecco, l'iperkeratosi è una sorta di invecchiamento cutaneo sostanzialmente, no? C'è un rimedio omeopatico molto interessante che si chiama Antimonium crudum, che proprio, ed è bella l'omeopatia. L'omeopatia è bella perché agisce in maniera molto delicata, non ha effetti collaterali. E quindi, Antimonium crudum 7CH mattina e sera agisce proprio sulla iperkeratosi, no? Dall'interno, perché dobbiamo agire dall'interno, perché è inutile che tu bruci la macchia che poi si riforma. Quindi questo è il rimedio più indicato. Poi naturalmente la vitamina A, che ho detto prima, no? Anche applicata localmente, no? Certamente è quella che si usa per la vitamina A. E se invece questo soggetto, anche la vitamina E, cioè la vitamina E in gocce, si applica sulle invecchiamenti cutanee che sono l'iperkeratosi e fa estremamente bene. Quante capsule di olio? Cioè, allora, Edda, direi, certo, in questo periodo, no, in cui dobbiamo lottare, vincere e uscire adesso si tratta di un mese, dobbiamo resistere un mese, io prenderei 2 capsule a colazione e 2 capsule a cena. Boh, proprio una dose molto interessante, vitamina E, omega 3, vitamina D, eccetera, eccetera. Daniela, ciao Daniela. Sono riuscito a fare le punture a mia zia e benissimo, questo è molto utile, molto interessante. Bisogna che noi ci abituiamo ad arrangiarci. Per fare la punturina non succede nulla. Tenete conto che le punture che consiglio io sono tutte punture sia omeopatiche che non, che posso andare anche in dovena, quindi non creano nessun problema, anche se uno non è un grande esperto, ed è utile che dobbiamo imparare a conoscere, studiare, sapere le cose e anche un po' fare qualcosina di tipo medico. Assumo quotidianamente un estratto di foglie d'olivo, vitamina D settimanalmente, anno scoccinum, lattoferrina, Fitoimmuno Plus, no, certamente ti fa bene in questo periodo una compressa mattina sera di Fitoimmuno Plus. Grazie Alessandro, speriamo che, beh, lunga vita adesso, proprio quando avrò finito questa parte di studio per la masterclass dedicata sempre al Covid, farò proprio lo studio sull'anti-aging e studiando l'anti-aging naturalmente mi studierò qualcosa per allungare naturalmente la vita, insomma. Allora, beh, brava Daniela, ce l'hai fatta, quindi benissimo. Soffro di acido urico alto dovuto all'assunzione del Triatec. Allora, il nome Francesco, beh, vi compare poi sotto in descrizione, lo metterà sicuramente. Per l'acido urico ci sono dei vecchi rimedi, per esempio anche per l'acido urico. E quindi, beh, a parte che dobbiamo cercare di bere molto, per esempio, e di alcalinizzare, perché l'acido urico fa male, quanto più c'è acidità, tanto più fa male. E la soluzione Schum, per esempio, vecchissimo rimedio di farmacia, un bicchierino di soluzione Schum mattina e sera pulisce anche per l'acido urico, naturalmente. Ti dirò anche da dire che alcune volte, se tu non sei, se non è tantissimo che prendi Triatec, ci sono dei rimedi molto interessanti, anche di tipo omeopatico, ayurvedico, erboristico per l'ipertensione e quindi si potrebbe via via calare questi farmaci. Ho quasi un anno da quando uso la mascherina. La notte ho sempre tosse e muco. Allora, chiaramente qui c'è un problema, ti consiglierei di prendere qualcosa a base di mucolitici sostanzialmente e il fitomucille che ti consiglio di prendere una che a base di ci sono erbe dentro e N-acetilcisteina, prendi una bustina di fitomucille mattina e sera e quello o di fluimucil per un lunghissimo periodo perché è una sostanza che fa benissimo e questo ti aiuta sicuramente, caro Giovanni. Ecco, Caruna. Continua ad avere la vitamina B12 bassa. Beh, perché? Perché ovviamente la vitamina B12, perché sia assorbita, deve esserci un buon funzionamento a livello del duodeno, no? E quindi bisognerebbe che tu prendessi
il coraggio a due mani e facessi della vitamina D B12 iniettiva, quindi l'epargrigio iniettivo, fai un ciclo di 5 volte a settimana per 2-3 settimane, perché la vitamina D12 è molto importante che ci sia per le cellule, per il cervello, per i nervi, per la circolazione, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il colesterolo, prendi il fitocolest, il fitocolest, e questo va estremamente bene, una compressa dopo colazione e cena. Una settimana fa mi sono operato di una cisti sinoviale che prevedeva il subidollo a livello di L4. Sicuramente non ti consiglio il BDNF perché non dobbiamo stimolare la struttura midollare, ovviamente. Ti consiglio di prendere il Traumel, i compressi Traumel, che intanto incominciano a sfiammare la struttura neurologica, e dopo l'intervento bisogna sempre prendere Traumel, due compressi mattina e sera per almeno 2-3 settimane. Per rinforzare il sistema immunitario sto prendendo Fito-Immuno Plus, naturalmente, Betotale, vitamina D. Devo aggiungere, certo, Elisabetta, devi assolutamente aggiungere l'olio di fegato di merluzzo, che è proprio perfetto per questo. Io non ve ne ho parlato prima, perché è proprio specifico di questo passaggio dall'inverno alla primavera, passaggio molto delicato, febbraio è un mese molto delicato, ed è per questo che vi parlo di questo in questo momento. L'amaro svedese, sì, l'amaro svedese, benissimo, è un vecchio rimedio, un vecchio miscuglio molto buono di erbe, di tutte queste erbe, di 12-13 erbe, certamente è ottimo come depurativo, è un vecchio rimedio, certamente è molto utile e lo raccomando certamente. Grazie a Bartolini, che ho sentito oggi, quindi oggi ci iniziamo. Mio marito ha iniziato da poco il prelectal per pressione un po' alta, ma certo, da cosa naturale, io uso questo CardioMap della Marishi, ed è un prodotto molto buono, ayurvedico, si vede una compressa mattina e sera, e certamente prima di entrare nel circuito dei farmaci antipertensivi, da cui poi difficilmente si esce, vale la pena provare con questo. Ecco, allora qui diceva Angela, sì, si può incominciare pian pianino ad eliminare prima il Triatec e poi il Norvasc, però prendendo questo che ho appena citato, naturalmente. Franco Fontana, quando faccio attività fisica dopo alcune ore che ho smesso, mi iniziano dolori muscolari e tendini. Beh, certamente l'attività fisica, voi sapete che bisogna prima dell'attività fisica prendere possibilmente delle proteine, no? C'era una volta, adesso non si usa più, ma il classico bicchiere di latte, no? Quindi bisogna mangiare prima di mettere il muscolo in funzione, ok? Questo è molto importante. Dopo l'attività fisica vanno presi degli zuccheri, perché nel frattempo che noi facciamo attività fisica, il corpo, quando noi entriamo nella fase anaerobica, il corpo consuma proprio delle strutture muscolari, l'aminoacido alanina in particolare, che trasforma in zucchero. Poi dobbiamo restituire questo zucchero al fegato e agli aminoacidi dei muscoli. Quindi è ovvio che è importante. Nell'ambito del masterclass parleremo molto anche per gli sportivi. Io ho fatto poi dei protocolli apposta per i ciclisti, per i nuotatori, per i tennisti, eccetera, eccetera. E c'è tutto un discorso di integrazione specifica per i diversi sport, e chiaramente no, dobbiamo integrare, altrimenti poi il muscolo soffre e per 10-12 ore i tendini fanno male finché non recuperano, non riescono a recuperare la loro struttura, non riescono a farsi restituire dal fegato un po' di aminoacidi e a rimettersi in sesto. Ho il forame ovale pervio, un anno fa, ma insomma, certamente. Forame ovale pervio, cioè, qui bisogna stare molto attenti. Io direi che la cardioaspirina va molto bene, è sicura, tranquilla. Potresti prendere anche gli omega 3 in realtà in associazione, perché il rischio in effetti è che nell'ambito di questi atri un po' dilatati si parta qualche trombo. La cardioaspirina direi che non c'è problema, basta prenderla a stomaco pieno, non crea problemi, però integrerei con anche degli omega 3. Un rimedio per rinforzare la pelle dei genitali maschili che porta a un veloce rapporto sessuale. La pelle
dei genitali maschili, questo Luca mi sembra un po' che la pelle dei genitali maschili porta a un veloce rapporto sessuale, non riesco a capire questo discorso, ecco, questo, sai, i genitali maschili hanno proprio spesso un colore un po' bruno, che è tipico dell'apporto del testosterone, ma potresti anche spalmarti un po' di burro di cocco, però ecco, allora, sempre Luca Lecio, informazioni sulla vitamina E. La vitamina E, sai che la vitamina E è una vitamina molto importante, è la vitamina della giovinezza, la vitamina del antinvecchiamento per eccellenza, però che si usa spesso col selenio, è un antiossidante e quindi è un'ottima cosa, però va usata con cautela. La vitamina E non va usata mai in grandi quantità, perché in grandi quantità spesso ha un effetto non positivo. Ecco, questo è il concetto. Quindi vitamina E da usare bene, da usare però questo per bocca. Se invece si prende localmente per le cheratosi, si può tranquillamente spalmare la vitamina E localmente senza alcun problema. Scusa, avevo perso il filo del discorso vitamina E. Olio di vermuto non eleva il colesterolo assolutamente, sono tutti omega 3, eccetera, assolutamente no. In medicina tradizionale cinese, una delle cause dell'insonnia è il vuoto di sangue, secondo lei, trasponendo, qui si è perso un pezzo e non vedo. Il vuoto, in questo periodo è utile assumere vitamina E, se ci sono, no, certamente la vitamina E non è la più indicata, cioè, voglio dire, io vi ho citato, la vitamina E va bene, però le vitamine chiave in questo periodo sono la C, le vitamine del gruppo B, la D, la K e la A. Poi alla fine della lista la meno importante in questo momento è la vitamina E, però va bene. Ah, la cara Nicoletta, sono allergico alle graminacee, il caso iniziale sin da ora? No, direi di no, direi certamente di no, cara Nicoletta. Si inizia con la perilla verso aprile, dopo Pasqua, così, poi c'è quello meraviglioso rimedio omeopatico, sono questi quattro tubetti, no? Si chiama complesso dose IMO, sono quattro dosi omeopatiche, si prende un tubetto a settimana e quello va molto bene, e poi si segue durante il periodo delle graminacee con la perilla, diremo. No, cioè, assolutamente no, direi che ti consiglio invece di evitare le farine, diremo, banali, di usare invece il farro o le farine, diremo, quelle buone, tipo Senatore Cappelli e così via, perché comunque graminace comunque vuol dire farina, ecco. Quindi ovviamente se si fa un'alimentazione attenta, come tu peraltro fai, l'allergia tende a decrescere. Nella fisiopatologia occidentale non può essere la vitamina D bassa la causa di queste insonnie? Sì, potrebbe essere la vitamina D, B12, certamente, diremo, è una vitamina che lavora sul cervello, lavora sull'aspetto neurologico, e quindi potrebbe causare anche insonnia, certamente. La vitamina D, sì, beh, la vitamina D con K2 va bene, questo massimo citrate, io lo conosco, e si usa in dosi importanti di vitamina D nelle malattie autoimmuni, e si associa anche una piccola quantità di vitamina K, sempre vanno associate. Però attenzione, in questo momento, in questo periodo storico, le megadosi di vitamina D non vanno bene perché sono immunosoppressive le megadosi, quindi va usata in dose normale, perché, ecco, vi ricordo una cosa che è molto interessante: la vitamina D stimola l'immunità innata, cioè le nostre difese immunitarie immediate. Però poi, contrariamente a quanto avviene con la vitamina A, che è l'opposto in un certo senso, non favorisce la formazione di anticorpi. Quindi, se uno, per esempio, il vecchiotto dice: mi faccio il vaccino e prendo anche 25 unità di vitamina D una volta a settimana. Benissimo, ti fai il vaccino e non ti formi gli anticorpi, quindi hai la beffa e l'inganno. Quindi questo è il concetto. Quindi attenzione, perché dobbiamo ogni cosa vederla a fondo. Ci sono cose che dalla statistica viene fuori che vanno bene. Però dopo, una volta che noi abbiamo studiato una molecola, abbiamo visto che va bene, dobbiamo poi vedere il soggetto, chi è un soggetto autoimmune, ha fatto il vaccino, è giovane, è vecchio, eccetera, e decidere poi la sostanza se va bene per quella persona. Sapete, la medicina naturale è
nemica giurata, io sono nemico giurato dei protocolli. Bisogna sempre sapere le cose, sapere cosa fa la ricerca scientifica, tra cui ho tratto il discorso di oggi sull'infermeruto, eccetera, ma poi darlo alla persona, individualizzarlo sulla persona. Cosa ne pensa della dieta chetogenica? La dieta chetogenica, diremo sostanzialmente, una dieta, come sapete, ricca di ricchissima di proteine, che stimola anche il sistema nervoso, che pare che stimolando il sistema nervoso possa giovare, pare, anche nell'epilessia e così via. Certamente la dieta chetogenica non può farlo un soggetto che abbia una neoplasia, per esempio, un soggetto che abbia dei problemi immunitari sostanzialmente. Quindi io sono più per la dieta, più che per la dieta chetogenica, per la dieta vegetariana, che è la dieta sicuramente migliore. Ricordo, tra l'altro, ecco, voglio ricordare, a proposito che parliamo di Covid molto spesso, dov'è che ci sono i grandi morie di Covid? Stati Uniti, Brasile, mangiatori di carne, questi sono mangiatori di carne. Dov'è che il paese più virtuoso di tutto il mondo, dove si muore meno di Covid, nonostante uno dice, ma sono dei poveracci arretrati? È l'India, ragazzi. L'India, questo paese di 1.200.000.000 di abitanti, no? È un paese fatto di persone spirituali, meditanti, vegetariane, pacifiche, eccetera, eccetera, e lì si muore meno di Covid. Che sia il caso, magari, forse, non vorrei dirlo perché mi censurano, che in India il Ministero della Sanità propone l'omeopatia negli ospedali. No, forse che sia quello il caso, ma non lo so. Fatto sta che mentre l'Italia è prima in Europa per morti ed è tra i primi paesi nel mondo per percentuale di morti sulla popolazione, l'India, dove non sono naturalmente ricchissimi, dove sono in 100.000 su un pullman, vedete che sono, però lì ci sono, la percentuale di mortalità è molto bassa. Ma ecco, meditiamo su questo fatto, sulla dieta che fanno queste persone, sull'atteggiamento che hanno verso la medicina ayurvedica, verso la medicina omeopatica, eccetera, eccetera. Poi sarà un caso. Sarà che l'India c'è caldo, ma non è vero, perché l'India è molto lunga, però meditiamo su questi fatti, sulla epidemiologia. Bisogna guardare, io guardo quasi tutti i giorni le statistiche, dov'è che la gente muore, qual è la percentuale, perché si muore in Inghilterra tanto? Avete mai mangiato in Inghilterra? La dieta inglese è una delle diete più tossiche che esistono al mondo. Avete mai mangiato in America? Pazzesco, no? Ecco, voglio dire, in Italia poi non dico niente, perché poi quindi ci sono altri fattori in Italia molto importanti, però ecco, consideriamo questi fatti molto importanti. Va bene, come posso curare in modo naturale la pressione alta? L'ho appena detto, prima, con questo, io uso questo CardioMap, mi trovo molto bene, perché sono sostanze molto interessanti, piante molto interessanti al suo interno. Per fissurazioni alla punta delle dita c'è un rimedio omeopatico bellissimo che si chiama Petroleum 7CH 3 grammi mattina e sera, e queste fissurazioni scompaiono. Meglio sospendere estratto di foglie d'oliva e vitamina D per passare l'olio ma no, va benissimo. Allora, l'estratto di foglie d'oliva e vitamina D vanno benissimo. Si possono anche associare, alternare, ma le foglie d'oliva sono un antipertensivo meraviglioso, e quindi assolutamente vanno benissimo, si alternano, eccetera. Questo va bene. Vincenza, quante capsule? Dicevo, due mattina, due la sera, l'ho già detto. L'alimentazione prima di tutto, sì, certamente il Covid deve far riflettere sull'alimentazione. Noi dobbiamo emergere da questa pandemia con dei concetti nuovi, ho detto, anche dei concetti nuovi di alimentazione, assolutamente. Non possiamo nasconderci sotto il tavolo e uscire, perché quando tu esci, perché sei nascosto, non muori più di Covid, ma muori di un altro virus. Quindi noi dobbiamo uscire forti da questo. E quindi la forza viene anche proprio attraverso l'alimentazione corretta che noi abbiamo imparato in questo periodo. Tutti voi fate la famosa colazione del dottor Bianchi, che trovate su Instagram, e questa è la parte certamente interessante.
Beh, certamente Vincenzo, vorrei vedere se tu prendi la tachipirina, che tu sei una tra le mie amiche più preferite, no? Ci vorrebbe anche quello, cioè gli amici della tachipirina qui sono esclusi ovviamente. Anthony, tra i suoi progetti futuri vi saranno per caso testi? Bah, certamente no, uscirà a brevissimo un mio testo adesso sull'apnea, ne ho appena fatto uno, no? E quindi non subito, no? Sulla motopsicologia ne ho fatti tantissimi, quindi puoi chiedere a Francesco, libri sulla motopsicologia, ne ho fatti più di uno. I progetti futuri sono quelli adesso c'è un testo sempre sui bambini, per esempio, sull'età giovanile, e poi c'è un altro testo degli altri progetti che adesso vedrete, nel giro vedete che rapidissimamente vedete cose nuove. Un rimedio per asciugare un'ernia del disco? Beh, il rimedio dell'ernia del disco è l'ozono, l'iniezione di ozono asciugano l'ernia del disco. Proprio se tu abiti vicino a Verona, per pochissimi soldi, io proprio prendo 20-30 euro per fare questa iniezione di ozono e funziona benissimo sull'ernia del disco, quindi non c'è alcun problema. O altrimenti vicino a te, Caratitti, ci sarà sicuramente qualche medico che pratica l'ozonoterapia. Prendo la vitamina D3 liquida della Solgar, benissimo, 5 gocce al giorno vanno bene, dai 5 alle 10 gocce. E l'ultimo controllo molto bene 39-40 nanogrammi per millilitro. Vitamina D, io consiglio ovviamente la D3, va benissimo quella della Solgar, quindi direi di attenersi a quello. Ritornando sulla adenosina, è vero che è contenuta certamente l'aglio è ricco di adenosina, è un rimedio meraviglioso. Io ne ho parlato proprio in febbraio ancora dell'anno scorso. Ed è contenuto anche nella quercetina, contiene anche la quercetina, l'aglio, quindi chi lo tollera bene, alcuni fa il mal di stomaco, certamente l'aglio e la cipolla vanno benissimo e contengono anche l'adenosina, che però nei casi più gravi, che hanno curato appunto in Calabria, è stata fatta in novena, però ecco. Chi è allergico all'aspirina non c'è problema, cara Vincenza, perché ci sono mille altre cose che si possono fare, come dicevo prima, il fever control per te andrà benissimo. Qui si dà bene, l'olio di fegato e merluzzo liquido va bene, ma ne prendi un cucchiaio al mattino e poi se proprio non ti piace, tu sei forte, uno diventa forte, il nostro gruppo è di uomini e donne forti e quindi non ci spaventiamo certo di fronte al gusto dell'aglio o di fronte al gusto degli oli di fegato e merluzzo. Eccomi il mio amico Antonio, il burro chiarificato ghee, cioè, certamente va molto bene, anche per il tuo morbo di Crohn va benissimo, il burro, vi ricordo, contiene acido butirrico. L'acido butirrico fa benissimo per sfiammare, non è vero che il burro fa male, commette colesterolo, tutte queste sciocchezze, e quindi il ghee poi è un burro particolarmente buono, quindi certamente, caro Antonio, va benissimo. Usa il burro però spalmato sul pane, usa il burro per veicolare la vitamina D, per veicolare la vitamina K, per veicolare la vitamina E, cioè per tutte le vitamine liposolubili, quindi un cucchiaino di burro fa molto bene, sono sciocchezze quelle che ci hanno raccontato sul burro, ecco, beh, è chiaro che uno può mangiare come fanno in Belgio una tonnellata, ma il burro fa certamente molto bene. Ecco, a te piace Mario l'olio di fegato e merluzzo, quindi non c'è assolutamente problemi. Ecco, di quello della soia si prendono due capsule mattina e sera in questo periodo. Lo so, caro Antonio, ho fermato momentaneamente la mia avventura con Roma Antica perché sto preparando questa masterclass, che è un impegno gigantesco, perché il masterclass per tutto, e masterclass vuol dire un podcast alla settimana, un quaderno alla settimana, un video alla settimana, un commento alle letterature scientifiche internazionali alla settimana, quindi capite, cioè, per quanto io abbia una capacità di lavoro enorme, mi ha richiesto una grande preparazione. La natura che cura, appena avremo recuperato un po' di soldi, la lettera B è pronta
però dobbiamo fare sempre i conti purtroppo col vil denaro, però la parte editoriale sta migliorando e quindi andremo sicuramente avanti. Masterclass è già iniziato, no, il corso inizierà tra pochissimi giorni e Francesco vi informerà su tutto. Vincenza è sempre molto fortunata, le unità internazionali adesso, non è? Il burro di capra benissimo, si trova con difficoltà, ma va benissimo anche il burro, la differenza tra i grassi della capra e i grassi del bovino è solo nella grandezza delle molecole di burro, quindi non c'è problema, quindi capra meglio ancora, però non c'è problema. Il fever control si può prendere come prevenzione, certo, io quando mi sento per esempio un po' di leggero malessere, un pochino di così, mi prendo un fever control, come la gente, come gli schiavi prendono la tachipirina, io prendo il fever control, capito? Quindi questo è il discorso. Quindi. Titti consigli per fibromialgia, ecco, fibromialgia io ti consiglierei certamente tutto ciò che è antinfiammatorio, no? Che abbiamo visto per esempio il diprinol, queste sostanze oleose ricavate dalle cozze verdi della Nuova Zelanda, e poi questa pomata che citavo prima, no? Di Q-Dol può essere sicuramente massaggiata dal tuo partner, dal tuo amante, dal tuo marito, dalla persona che ti ama, sui punti della fibromialgia e fa estremamente bene. Questo Q-Dol è fatto da una ditta di Bologna, che si chiama ditta di Leo, ed è una ditta molto molto buona. La verruca sulla gamba, ecco, la verruca, essendo un fatto, diremo, infettivo, è sempre legato, diremo, a una debolezza immunitaria. La verruca, sapete che sono dei virus, sono dei grossi virus, quelli che creano le verruche. Quindi normalmente si dà, in omeopatia si dà la tuia, per esempio. Nel caso tuo potresti incominciare a somministrare, a prendere il burro di cocco, mescolarlo con un po' di tea tree oil e applicarlo sulla verruca. E invece per bocca prendere tuia 7CH 3 grammi mattina e sera. Qui Mario non mi ricordo i dosaggi esatti, usi semplicemente la vitamina D nei dosaggi di cui abbiamo parlato già tante volte, e quindi questo l'abbiamo già detto. Allora direi che anche questa sera abbiamo quasi finito. Noi allora ci rivediamo, vedete, settimanalmente, sempre con sempre nuove idee, sempre nuove cose, perché pur parlando di questo argomento divaghiamo poi in ampio spettro, insomma, ecco. Per la narice ostruita, solo di notte sdraiato, che si apre semigiro, ecco, ma il Flumucil fiale per aerosol va molto bene, ecco, naturalmente anche gli oli essenziali vanno bene, devono essere degli oli essenziali di tipo, può andare bene anche la vitamina E spalmata come olio a livello della narice, naturalmente, quindi un po' certamente, oppure ci sono anche degli oli a base di degli oli della Vegetal Progress, per esempio, che sono, diremo, sostanzialmente antiallergici, diremo, che vanno anche molto bene, che bisogna fare qualcosa che sfiammi, diremo, sostanzialmente la narice, quindi l'olio di perilla va per esempio molto bene, anche quello. La vitamina D bisogna sempre, diremo che la vitamina D non è che bisogna associarla sempre alla K, la K, vitamina K lavora sulla coagulazione, quindi se uno ha un problema trombotico deve stare molto attento alla vitamina K, se uno è in fase acuta di Covid deve stare molto attento, ma è bene associarla perché la vitamina K veicola il calcio nelle posizioni giuste, pulisce le arterie, cioè, quindi come fa molto bene anche la K, è utile associarla. Ecco qua, allora direi che ci stiamo avviando verso la fine, quindi voi se avete delle cose di cui volete parlare, sottoponetele a Francesco, poi ne parliamo nei nostri incontri settimanali, e quindi
e quindi andiamo avanti così con grande ottimismo, senza paura, senza paura però vuol dire anche però stando attenti, ovviamente avere sempre prudenza, soprattutto stando attenti a quello che è i nostri geni di vita, che vuol dire, geni di vita vuol dire la dieta attenta, il moto, il giorno, i famosi 10.000 passi, diremo, non spaventarsi se un giorno piove, cioè cosa vuol dire? Anche se piove i passi possono fare lo stesso, e quindi la ginnastica mattutina tutti dovremmo farla. Ecco, tutte queste piccole cose di geni di vita dobbiamo conseguirle, no? Ovviamente. Il lichen certamente si può rallentare, però bisogna vedere la situazione complessiva. E lo so, cara Sonia, peccato che sia finita, anch'io sto molto bene con voi, ma anche mia moglie poverina, mi aspetta a casa, vorrei avere una piccola parte del dottor Bianchi. Elisabetta Idacqua, certamente tornerò a Milano, perché Milano mi manca, ma in questo momento Milano è un momento molto difficile, però penso che verso metà di marzo certamente tornerò a Milano. Bene, vi saluto tutti, stasera è stata una bella serata, siamo stati in tanti come sempre, eventualmente riascoltatevi le dirette, seguite anche naturalmente le varie cose sulle piante, no? Che ci sono settimanalmente. Adesso riprenderò a fare anche i podcast, che mi sono un attimo fermato con i podcast, e soprattutto tenete d'occhio il momento in cui parte il masterclass, che come dico non è una cosa per... è anche per esperti ovviamente, ma è per tutti. Poi sarà un momento di dialogo in cui ci sarà un linguaggio, un lessico certamente per tutti, perché l'obiettivo, il mio obiettivo di Masterclass è quello di creare un nucleo di persone sane psicologicamente e fisicamente, che imparano per se stessi, per la loro salute, e che poi spargano questo messaggio ad altre persone, a Macadoglio. Questo è il discorso. E il masterclass comincerà tra circa, penso, una settimana, 10 giorni, e tutto il materiale del mese che abbiamo perso verrà immediatamente messo in quel momento. Vi saluto a tutti, arrivederci, ciao!